Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Che tengo miedo tenerte, perderte después. Mi chiamo Maria Pia Martini. Sono nata in Friuli, a Clout, precisamente dove è venuto giù il Vajont. Anche in quella, sì. Poi sono nata il giorno 13 di venerdì e la mia nonna mi diceva sempre: sarai una donna fortunata perché sei nata il giorno 13 e di venerdì, il giorno di Venere, dell'amore. Ho detto grazie nonna, eh. Ah, poi sono nata nel 36, ho 83 anni. Allora, io sono Thomas Traversa, ho 19 anni, sono nato a Bolzano il 9 agosto del 2000 e nella vita suono principalmente, scrivo canzoni, mi diletto nel suonare dove la gente mi chiede o dove la strada mi porta e adesso sto, tra virgolette, collaborando con l'associazione La Strada. E vivo qui a Bolzano, nelle case di Lipes, no, via Genova, 64, ecco, di preciso, no? In prima elementare sono venuto ad abitare nel quartiere Don Bosco, in particolare a Firmian, quindi diciamo nella periferia del quartiere. E che legame ho? Ci ho vissuto la mia infanzia praticamente, i primi ricordi li ho nel mio quartiere, e ho frequentato poi le elementari, le medie, quindi ho legato a questo spazio tutti i miei ricordi di quando ero più piccolo, quindi le prime giocate, la mia crescita, la mia pubertà che è stata un po' travagliata, quindi diciamo che ho molti ricordi legati a questo luogo. Io ho sempre da fare, a tutte le ore, io non sto mai ferma. Quindi poi ecco che sto dicendo del centro Don Bosco del Rione, ero felice perché avevo trovato l'Auser, un punto d'appoggio. E andavo sempre tutti i lunedì, ho messo su un piccolo coro di anziani, tutti anziani. E loro quando mi vedevano erano felicissimi. Io andavo tutti i lunedì a fare la lezione, poi li ho portati dappertutto. Li ho portati perfino al Duomo a cantare, alla festa degli invalidi, mi pare, non mi ricordo adesso. E ho fatto 5 anni questo coro e l'ho messo nome Ciribiribim perché era un coro un po' bizzarro, no? Perché erano tutti novantenni, 92, 85 ed erano felicissimi. Li ho portati in giro 5 anni. Ma poi chissà cosa dirà, e via dirà, cosa dirà, dirà, dirà. Ciribiribin, 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 che bel faccin, che sguardo dolce d'assassin. Ciribiribin, che bel nasin, che bei dentin, che bel faccin. Ciribiribin, che bel nasin, che bei dentin, che bel bocchin. Ciribiribin, 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 che bel faccin. Innanzitutto ho avuto la fortuna di conoscere alcune persone che mi hanno permesso di iniziare a suonare in questo quartiere e ho avuto anche la sala prove del mio gruppo nel quartiere dove ci siamo spostati. Però la vivo molto bene, sono cambiate in meglio alcune cose e soprattutto le opportunità dal punto di vista musicale. Finalmente adesso sì, la musica è arrivata anche diciamo qui in questo quartiere e non sono poche le manifestazioni, comunque gli eventi musicali che si tengono soprattutto al Parco delle Semirurali e quindi l'opportunità di vedere grandi maestri della musica sono state tante, è stato molto bello e di questo ne sono molto contento. Io ho una certa età, non ho tanto futuro davanti, però insomma vedo anche delle cose belle, per esempio qui, Culture, vedo tanti giovani,
un raduno ed è bello, non si deve pensare solo male di tutti i giovani, ci sono anche i bravi e come anche. E mi è piaciuto incontrare questo culture e io mi trovo bene, non so, mi sento più giovane perché vivo in mezzo ai giovani e poi li amo i giovani io, no? Ecco, e sono contenta. Allora, io mi auguro che questo posto venga valorizzato nel migliore dei modi perché ha delle potenzialità assurde e auguro a luoghi come questo in cui ci troviamo adesso che possano avere i mezzi per riuscire a valorizzare al meglio questo posto, perché ci sono persone e spazi che avrebbero un sacco di opportunità e quindi mi auguro che in futuro questo luogo uno diventi un luogo dove che alla gente piace stare e poi, come dicevo, che possa crescere, che luoghi di aggregazione come questo, comunque che la cultura e che tante altre cose possano crescere e quindi rendere questo posto ancora più bello. Questo locale, questa cultura fa tante cose, eh? Io vedo un futuro migliore, che si sviluppi ancora di più, che abbia delle potenzialità, no? Io vedo così. E lì magari qualche giovane che si prende in mano la sua chitarra, il suo violino, quello che è, e fare delle feste anche, no? Bisognerebbe... Io vedo così, no? Speriamo. La speranza è l'ultima a morire, no? Si dice. E purtroppo adesso vengono a mancare luoghi di, tra virgolette, di aggregazione che comprendevano tutte le età, come poteva essere per esempio prima la parrocchia. È inevitabile, prima ci si ritrovava tutti nello stesso luogo. E adesso questo luogo è venuto un po' a mancare perché la gente non frequenta più la parrocchia. E quindi sicuramente bisogna, tra virgolette, investire sotto questo punto di vista. Ma, come ha già detto la signora Maria Pia, questo è un luogo che unisce sì, persone di età diverse, di provenienza diversa. Quindi bisogna investire in questo, ecco. E penso che ci sia ancora del vivere nel passato qui. Sì, non nel presente. Io no, io vedo anche il presente, anzi, come dico, ci dovrebbero essere ancora altre culture. Però il rione è un po' nel passato, penso di sì. Come sento anche gli incontri, le signore della mia età e tutto. Cioè, perché siamo tanti anziani, eh? Dicono che c'è il 70% di anziani, adesso non lo so. È quello che dico io, no? Bisognerebbe che i giovani adesso svegliassero fuori tutto e cominciassero a fare delle feste, suonare dappertutto, all'aperto, dappertutto, guarda, e chiamare tutti gli anziani insieme. E sarebbero felici, ho visto io quando ho cantato e mio compare Giacometto come battevano tutte le mani, mamma mia, tutti che contenti che mi seguivano, no? Sì. Anche i giovani cantavano, sono stata contenta però. Ciò che a me passa è che sia un po' dimenticato, ecco. Bisognerebbe, quindi in realtà sì, è un po' nel passato. Se si vuole guardare avanti, bisognerebbe investire, bisognerebbe, diciamo, dare un po' più di vita, valorizzarlo un po' di più, come ho detto prima. Sembrano cose scontate, ma in realtà non lo sono, cioè bisognerebbe svecchiarlo un po', quindi sì, bisogna pensare più al futuro, magari regalando nuovi spazi, sì, opportunità, eventi in generale, perché è un luogo dalle grandi potenzialità e anche dalle grandi persone. Bisogna che si sveglino, no? Non so, dare più spazio, no? Anche i genitori, dare più spazio ai figli, e poi ci vuole anche gli spazi anche però qui, eh? È quello che dico io, no? Avere più spazio e mettere giù magari delle riviste, degli spettacoli, fare una festa, la festa dei nonni, la festa giovani e anziani insieme, perché per me va bene, eh? Se avessi un po' più giovane, farei la direttrice, troverei io i posti.
Mamma mia. Manca la miccia per accendere sì, la mamma mia, andrei bomba. In provincia a svegliare fuori tutti, guarda. No, veramente, eh? Svegliare fuori, fuori qua, che dobbiamo fare questo, altro che chiudere. Bisogna aprire qui, no? Non so. Aiutare. Il mio sogno è, avevo iniziato a suonare la chitarra, a imparare a cantare e suonare da sola, andare nei posti degli anziani, nelle cliniche, dappertutto, e sogno sempre di avere questa chitarra in mano, che la suono, non so perché. Io ho iniziato adesso il do e re, ma però fa male le dita, fanno male le dita. Perché fanno le corde così rigide? Devo rispondere io perché fanno le corde rigide? Perché così il suono è più potente. Eh beh sì, eh beh sì. Beh, io sogno questo. Io penso che ce la farò. Ho incominciato già il do, il re e il mi minore. Perché, sai perché? Perché c'è la canzone Vamos alla playa. E io voglio cantarla e suonarla. Vamos alla playa, oh 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 oh. Sai, proprio un po' dinamica, no? Ecco, io credo che ce la farò. Yes. Prima di tutto, ovviamente, insegnare chitarra alla signora Maria Pia. Povera signora Maria Pia, che gli fanno male le dita. Comincia. E ovviamente vivere di musica. In, sì. Ovvero suonando, facendo la mia musica, suonando la, facendo ciò che mi piace fare. E trovare anche un po' la mia comfort zone, non so come dire. Dimensione. La mia dimensione, ecco, quindi di fare questa cosa in un ambiente che mi piace, quindi essere libero da pensieri e quindi di divertirsi a fare le cose soltanto per il gusto. Ho capito bene, sì.